cercando un po' tra i vari archivi, note biografiche tue, manca qualcosa, cioè manca, è come se mancasse il settore giovanile, nel senso che ogni volta che leggiamo di Giuseppe Bergomi nel settore giovanile, gli aneddoti sono tutti che o dovevi portarti la carta d'identità perché non ci credevano che fossi allievo piuttosto che giovanissimo, oppure il Marini che ti dice che Conia, quello che sarebbe diventato poi il tuo soprannome, però insomma non hai avuto il privilegio di poter essere ragazzino, mettiamola così. Ma non è così, secondo me, perché c'è tanto nel settore giovanile, da come sono partito, dalla mia scelta di scegliere l'Inter dopo che ero stato scartato dal Milan, perché a quel punto mi volevano tutti, però no, io ho detto io vado all'Inter perché dove ero stato a Rogoredo mi era piaciuto l'ambiente, mi era piaciuto gli allenatori e tutto quanto, quindi ho detto vado lì e paradossalmente dopo tantissimi anni adesso lavoro nel palazzo che guarda quel campo, perché Sky adesso Non guarda quel campo e lo vedo ti ancora sei mosso adesso. di 100 metri. Bravo. E poi c'è tutto. Ieri sera ero con Arcadio Venturi, che è stato il mio primo allenatore, e parlavamo del torneo Picchio Rosso di Sassuolo. E mi fa, ma l'abbiamo mai vinto? Sì, mister, l'abbiamo vinto, non con lei. Io ho detto, con lei abbiamo perso in semifinale. Fa, l'anno dopo, con mister Tagnin, avevamo vinto il torneo, il povero mister Tagnin, che era straordinario, avevamo una grande squadra. E poi, settore giovanile, gli allievi, ho vinto un campionato Beretti, ho perso una finale primavera con la Fiorentina prima di arrivare in prima squadra. Quindi c'è, se vogliamo parlare del settore giovanile, c'è di tutto, c'è C'è tutto. anche quello, insomma, Sì. però la prima squadra, insomma, arriva in una maniera incredibile. Io non ricordo un esordio così folgorante, nel senso che al di là degli aspetti tecnici, però come palcoscenici calcati, cioè io non ricordo un ragazzo che a 17 anni, se non sbaglio, gioca due semifinali di Coppa dei Campioni e a 18 va a giocare e vincere un mondiale titolare nelle ultime partite. Questo è vero, perché io avevo già esordito in Coppa Italia l'anno prima, a gennaio, ma era una partita estemporanea, sempre con la Juventus fuori casa, avevamo perso in casa 2-1, rimontare era difficile, la partita finì 0-0. Però effettivamente io ho esordito a 17 anni e 2 mesi, 22 febbraio dell'81, essendo io nato il 22 dicembre del 63, e da lì, cioè, tu l'esordio e poi non sono più uscito, hai capito? Quindi ho fatto quel finale di campionato tutto l'anno dopo per poi andare a giocare il campionato del mondo. Ma quello che ricordo con piacere, soprattutto il primo anno, sono i quarti di finale con la Stella Rossa e la semifinale con il Real Madrid, delle partite incredibili. Ma quando sei giovane c'è entusiasmo, c'è come se c'è un po' di inconsapevolezza, vai dentro, tutti ti aiutano, ti perdonano anche qualcosa, ma sono state partite bellissime. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199 100 200. Prova Interchannel e poi scegli.